Eccomi qui con un nuovo video di ispirazione. Cos'è importante? È importante essere diretti oppure fare attenzione alle altre persone? Bene, le cose non vanno nascoste. Quando tu hai qualcosa da comunicare ad un'altra persona, se questo è espressione di te o magari comunicare il tuo disappunto o un momento in cui questa persona non si è comportata bene nei tuoi riguardi, ti suggerisco di farlo. Ma in che modo? In modo diretto. In modo diretto che cosa vuol dire? Diretto non vuol dire aggredire l'altra persona. Diretto vuol dire le cose così come stanno, esattamente così come stanno. Ma che cosa fa la differenza tra dire le cose come stanno con rabbia oppure no? Beh, l'amore, perché se tu vuoi bene ad una persona, se tu comunichi con questa persona con amore, puoi dire qualunque cosa, anche il messaggio più diretto, perché questo passerà esattamente così. Mentre se tu usi la comunicazione per sfogare la tua rabbia, beh, questo non avrà sicuramente lo stesso effetto. Quindi non si tratta di nascondere le parole o di essere diplomatici o di velare il significato delle cose che vuoi esprimere. Si tratta di essere diretti, ma di comunicare con amore. Altrimenti l'altra persona si sente aggredita. Qual è la differenza? Beh, se tu ti sei sentito offeso da una persona e glielo dici con rabbia, questa persona si ritrarrà, magari non si è neanche accorta di aver comunicato con te in modo da offenderti. Mentre se tu glielo dirai con amore, guarda, in quella situazione in cui tu mi hai detto questa cosa, mi sono sentito male. Questo è un modo diretto di comunicare, nello stesso tempo lo puoi fare con amore e con rispetto dell'altra persona. L'altra persona non è detto che sia cattiva perché in qualche modo ti ha ferito, magari semplicemente ha toccato una tua corda scoperta. Quindi ricordati, nella comunicazione è sempre bene tirare fuori l'amore, e quello lo puoi tirare fuori con la Divine Connection nel momento in cui tu ti connetti con la tua scintilla e la espandi, sei nell'universo, sei nell'amore. E da quel livello tu puoi comunicare con le altre persone, puoi anche comunicare il disappunto, anche se facilmente ti sarà più difficile sentirlo ancora quel disappunto. La tua parte umana comunque ha bisogno di esprimersi, quindi nel momento in cui dovesse essere successo, tu entra nell'amore e comunica con l'altra persona attraverso questo stato, quello che ti ha fatto soffrire. Vedrai che avrai delle relazioni molto più autentiche, più armoniose, e tu ti sentirai molto meglio, più soddisfatto di te, perché sei autentico e ti permetti di esprimere quello che senti dentro, e questo ti aiuterà tantissimo nella vita. Bene, allora spero che il video ti sia piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al gruppo Divine Connection su Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao ciao!